Ora dimostriamo che i due enunciati di Kelvin e Clausius sono equivalenti. Esprimono con parole diverse lo stesso contenuto fisico. Quindi esiste un solo secondo principio della termodinamica che può essere espresso, o con l'enunciato di Kelvin o con quello di Clausius. Però questi due enunciati sono equivalenti nel senso che se uno dei due fosse falso, sarebbe falso anche l'altro. Cioè uno implica l'altro. Procediamo quindi alla dimostrazione che i due enunciati sono equivalenti. Cominciamo dimostrando che l'enunciato di Kelvin implica quello di Clausius e poi faremo la seconda parte, Clausius implica Kelvin. Entrambe le dimostrazioni si fanno per assurdo. Per esempio qua immagineremo che malgrado sia vero l'enunciato di Clausius, quello di Kelvin sia il contrario, malgrado sia vero l'enunciato di Kelvin, quello di Clausius sia falso. Quindi immaginiamo per assurdo che l'enunciato di Clausius sia falso e attraverso un ragionamento troveremo una contraddizione. Quale? La negazione dell'ipotesi, cioè troveremo che viene negato l'enunciato di Kelvin. Questa è una chiara contraddizione perché in una dimostrazione per assurdo non si può mai negare l'ipotesi. Si può negare la tesi, ma se poi viene di conseguenza la negazione dell'ipotesi vuol dire che si è trovato un risultato assurdo. E allora l'errore dove stava? Nell'aver negato la tesi. Quindi la tesi non poteva essere negata, la tesi è vera. Una cosa simile la faremo anche per la seconda parte. Negheremo la tesi, negheremo l'enunciato di Kelvin e faremo vedere che viene negata l'ipotesi, cioè l'enunciato di Clausius. Quindi questo è impossibile, è assurdo, e perciò vuol dire che non si poteva negare la tesi, non si poteva negare l'enunciato di Kelvin, che doveva essere falso.